Ciao a tutti, siamo appena arrivati a Laconi. Faremo insieme una bella gita fuori porta e vedremo diverse cose davvero interessanti. Andiamo! Benvenuti a Palazzo Heinrich, l'antica residenza rurale dei Marchesi di Laconi. Adesso vi porto all'interno di questo bellissimo palazzo che si chiama Palazzo Heinrich, che è la sede del Menhir Museum o Museo della Statuaria Preistorica di Laconi. Al suo interno troveremo tantissimi menhir, cioè delle pietre scolpite a forma allungata, rappresentavano probabilmente personaggi illustri dell'epoca in cui sono stati scolpiti, e sapete che epoca è? Circa 5.000 anni fa, ancor prima dell'età nuragica. Quindi sono dei ritrovamenti di un'importanza incredibile che fanno capire che tipo di civiltà ci fosse in Sardegna già 3.000 anni prima di Cristo. Dall'interno non vi parlerò tantissimo per rispettare il silenzio del museo, ma ci vediamo fuori per commentare dopo. All'interno di questo spazio espositivo vuole ricreare il senso di folla, un bosco di megaliti, come se i menhir fossero tronchi di alberi innalzati verso il cielo. Qui possiamo osservare diverse tipologie di capovolti e di pugnali, e nel caso di Piscina Esali 2 possiamo notare l'evoluzione dello stile, ricercato e geometrico, dove il naso, perfettamente triangolare, è contrapposto al corpo del capovolto, anch'esso triangolare, iscritto in un cerchio perfetto. Guardate la capacità che avevano. Incredibile. Allora, sono nel cortile interno di questo palazzo meraviglioso della famiglia Heinrich e dopo vedremo anche il parco. Qualche considerazione, questo museo è davvero bellissimo perché trovate un'infinità di menhir, trovate degli oggetti di uso comune dei nostri antenati, oggetti antichissimi che fanno impressione per i dettagli che li caratterizzano e immaginiamo che sono stati fatti con quelle tecnologie. Rieccoci, avete visto il fascino del museo, dei menhir, di queste statue, sculture incredibili che ci riportano a un tempo lontanissimo. Sicuramente se passate in questa zona non potete perdervi il Menhir Museum. Momento merenda.
indicazioni contraddittorie. Dove andiamo? Eccoci arrivati al parco Heimerich, facciamo un bel giro, dovrebbero esserci un castello e anche una cascata, andiamo a vederli. Certo che questi signori Heimerich si trattavano proprio bene. Fuori dal parco c'erano 40 gradi. Appena siamo entrati ci sono un fresco e una pace che non posso descrivervi. Però potete intuirli dalle immagini. Guardate come questi pesciolini rossi nuotano in un quadro meraviglioso. Ma dove vi ho portato? Vi ho portato nel paradiso terrestre. Sento il rumorino dell'acqua. Eccoci, ma che meraviglia! Che meraviglia, guardate! Guardate che colori! Qui arriva qualche gocciolina rinfrescante, è incredibile! Guardate! È senza dubbio una delle cose più belle che abbia mai visto. Scendiamo nuovamente con destinazione castello, ma la cascata è spettacolare. Anche se siamo in piena estate, l'acqua, l'ombra, il fresco di questi alberi rende il clima perfetto. Si sta benissimo, si può camminare tranquillamente e non si sente la fatica. Eccoci al castello, adesso entriamo.
guardate la vista che ci offre questa finestra. E andiamo via. Cosa ne pensate? Scrivetemelo anche nei commenti cosa pensate di questo castello, cosa pensate di questo parco e se vi è venuta voglia di visitare questo paese bellissimo con tanta ricchezza. Eccoci al termine di questa bellissima e intensa giornata e possiamo trarre le conclusioni. Laconi mi ha veramente sorpreso per la sua bellezza. È bellissimo il paese, è bello il museo, è affascinante, è bella la chiesa e il parco è spettacolare. Avete visto la cascata, avete visto il castello all'interno. Guardate, per ogni singolo monumento, per ogni singolo luogo che abbiamo visitato oggi varrebbe la pena venire e qui li trovate tutti insieme. Quindi assolutamente consigliato, se fate un giro in Sardegna, venire a Laconi. Se volete una giornata diversa dalla spiaggia, dal mare, dovete assolutamente venire. Io spero di essere riuscito a trasmettervi ciò che ho visto e anche per stavolta vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!